Ciao, sono Marco, buona giornata e bentornati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi dei nuovi morsetti della Parkside, o perlomeno penso che siano nuovi perché è la prima volta che li vedo sul sito della, come si chiama, della Lidl.de, quindi Lidl Germania. Devo già comprare un'altra cosa e ne ho messi nel carrello purtroppo soltanto tre. E ne ho messi soltanto tre perché costano pochissimo. Di solito questi morsetti ero già intenzionato a comprarli, li ho visti su Amazon, costano circa 20-24 euro, su AliExpress addirittura 14-15, quando li ho visti sul sito della Lidl a 5,90 euro pensavo fossero costruiti in plastica, quindi ho detto già li provo, ne compro soltanto tre. Quando mi sono arrivati, che li ho presi in mano, ho capito subito che erano costruiti in, come si chiama, con un materiale un po' più di pregio, penso che siano in ghisa. Comunque sono molto, come si chiama, molto belli, molto massicci, io li sto utilizzando da una settimana e con un uso molto intenso e mi sto trovando veramente bene. La cosa intelligente di questi morsetti qual è? È che viene venduto nella scatola solamente il morsetto e non il braccio. Il braccio viene comprato a parte e avvitato. Si utilizzano dei tubi idraulici da 3 quarti di pollice o con un diametro da 67. E niente, se li comprate fate attenzione che dovete comprarli già filettati, barre già filettate. Io li ho comprati al brico. La cosa bella, come vi dicevo, è che si può comprare dei tubi di diverse dimensioni, quindi come si dice, il morsetto è sempre quello. Io di solito utilizzo morsetti lunghi 1 metro. Se per caso prima o poi magari dovrò costruire qualcosa di più lungo, basta andare al brico e comprare dei tubi lunghi, che ne so, 1,5 metri oppure 2 metri. E niente, adesso vi faccio vedere prima come funzionano e poi ne smonto uno e vi faccio vedere come è costruito e come si fa a montare. Allora, questo è il morsetto, come vedete, parte mobile che vediamo dopo e parte fissa. Parte fissa dove va collegato il tubo, come vi dicevo prima, il tubo deve avere la filettatura. Allora, la cosa che mi è piaciuta molto è che, tanto per iniziare, è completamente costruito in metallo, anche la manopola. E poi che ci sono 4 piedini che tengono sollevato il tubo dal piano di lavoro. E cosa molto intelligente anche qual è? È che, come vedete, la morsa è collegata al tubo tramite questo anello. Quindi quando noi andiamo a tirare con forza il pannello, come vedete, il quadrotto non si sposta a destra e a sinistra perché rimane comandato dal tubo. Questa è la parte del retro. Parte del retro come funziona? Come vedete ci sono 4 anelli in acciaio che sono messi in maniera obliqua e quindi come funziona? Funziona praticamente da leva. Come vedete il blocco non si sposta, dobbiamo premere. Una volta che abbiamo messo in maniera verticale i 4 anelli, il morsetto si muove. Quindi questo cosa succede? Che noi quando andremo a tirare il morsetto, i 4 anelli faranno leva e vi garantisco che non si muovono più. Addirittura la prima volta ho tirato troppo forte il morsetto, hanno fatto così tanta leva che per sbloccarlo ho dovuto colpire qui col martello perché era andato veramente in blocco. Come vedete qui sono rimasti anche i segni. Allora, come funziona il morsetto? Smontiamolo. Questo è quello che trovate nella confezione. Comprate il tubo, come vi dicevo, deve essere già filettato, deve essere un filetto come quello dei tubi, quindi la filettatura è molto vicina, quindi dovete conoscere o un idraulico se comprate il tubo che non è filettato, oppure fate come ho fatto io, compratelo direttamente filettato. Il montaggio è semplicissimo, basta infilare e avvitare. Chiaramente la parte dietro, come vi dicevo, mettere in verticale gli anelli e poi spingere.
Come vedete, semplicissimi da utilizzare. Ora non ci resta che aspettare che secchi la colla. Siamo giunti al termine della recensione, spero che vi sia piaciuta. Morsetti che secondo me, se siete patiti come me del fai da te, nel vostro garage non possono mancare, costano poco e rendono veramente tanto. E niente, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like se vi è piaciuto il video e ci vediamo la settimana prossima. Buona serata.